Buon salve, cari pixelini, e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery, il solito evento dei duellanti che io non faccio, ma ragazzi, manca sempre di meno. Per finire gli inviti di cuore, mamma mamma mao, andiamo subitissimo qua, dobbiamo fare il più fretta possibile, bisogna incontrare Barnaby. Accidenti a Barnaby, io so già che ci proverà con me quel maledetto. Purtroppo qui non fanno differenza tra maschio e femmine nella storia. Sarebbe bello che magari, ok, d'accordo, va bene, che un maschio possa scegliere un maschio, d'accordo, va bene, non viviamo più nel 1600, e che una femmina possa scegliere una femmina, d'accordo, però che ci sia, c'è un po' più di distinzione, perché comunque fa strano che tutti i maschi ci provino con me. Magari alcuni sì, altri no. Ok, è vero anche che Talbot non lo fa proprio apertamente. Cioè, non lo fa proprio, mi sa. Però, cioè, mi piacerebbe che magari se io scelgo, se io scegliessi un personaggio maschile, avessi più femmine rispetto magari a quello che sceglie un personaggio femminile. Magari, non so, io come maschio potrei scegliere anche magari tra Tonks, tra Chiara, tra Tulip. Mentre se fossi un maschio, Merdula, sì, ok, c'è lo stesso, Ismelda, ok, abbassiamo un pochino la musica, mi sembra un po' alta. Invece se io fossi un personaggio femminile che potessi scegliere più maschi, tipo, che ne so, magari i fratelli Fred e George, qualcun altro, insomma. E invece purtroppo non c'è un minimo di distinzione. Non mi piace sta cosa. Ma andiamo avanti. Ciao Rocky, ho ricevuto un gufo da Gilderoy Lockhart. Che fortuna. Con le istruzioni per ottenere i fiori per la festa. Ok, quindi ce l'ha ottenuta te. Cioè, veramente non potevo inviargli a qualcun altro. Anche io ho ricevuto un gufo da lui. Mi chiedeva di venire qui ad aiutarti. Evviva! Ci sono un sacco di rose rosse da raccogliere, grazie alla lezione su Herbivicus della Sprout. Ma è un furto! Sì, ovvio! Ma questo significherebbe rubare le rose che magari qualcuno ha coltivato per regalarle a San Valentino? Fatemi sapere ovviamente cosa voi avete risposto, perché alla fine, cioè, nel senso, non le abbiamo fatte crescere noi, quindi qualcun altro le ha fatte crescere. Io non sono un serpeverde, quindi non le voglio rubare, che cavolo. Giusta osservazione, Capitan Valentino. Sì, proprio. Ma possiamo sempre coltivare qualche rosa in più prima di andare? Facciamolo. Insieme. No, grazie. Bene, credo che dovremmo iniziare a raccogliere rose. Possiamo raccoglierle in fretta? C'è una cosa che voglio chiederti quando abbiamo finito. Cosa vuoi chiedermi? La risposta è no. 9 su 10 la risposta sarà no, ragazzi. Ho veramente paura. 3 orette di energia. Eccoci qua. Barnaby, 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 Barnaby. Quanti fiori credi possiamo infilare nella sala da tè di Madame Piediburro? Boh, una rosa, basta, avanza. Ci troviamo in una situazione un po' spinosa. Ah ah ah. Non tutte le rose possono diventare rose di San Valentino, perché alcune sono marce magari, quindi non le usiamo. Sto raccogliendo rose il più in fretta possibile. Sì, ma boh, vabbè. La professoressa Sprout ci ha ricordato di soffermarci ad annusarle. Oh, che buon odore. Ragazzi, io vorrei fare con calma però, perché poi dopo Barnaby si dichiara probabilmente. Ho riflettuto molto sugli appuntamenti romantici e di solito non rifletto molto su niente. Si sa. Spero che al Gilderoy Lockhart piacciono le rose rosse. Chi se ne frega, quindi prendiamo quelle gialle, piuttosto. Scommetto che ai vampiri viaggianti piacciono le rose. Boh. Chissà cosa vuole chiedermi Barnaby. E non lo voglio scoprire, ragazzi, assolutamente. Ho il naso chiuso. Forse ho annusato troppa Mortensia a lezione da Piton. Può essere. Spero che non sappia di me. Sì, sapesse. Quanti fiori credi possiamo infilare? L'abbiamo già letto, ragazzi. Mi sa che abbiamo già letto tutto. Ci troviamo. Ok, sì. Abbiamo letto tutto, quindi nel mentre che mi sbrigo a finire questa parte, vi ricordo di lasciare un mi piace qua sotto per supportare il video. Ragazzi, sto cercando di fare il più in fretta possibile queste missioni. Se notate, sto facendo uscire 2-3 video al giorno, proprio appositamente per finire in fretta l'evento di San Valentino. Perché secondo me poi il finale sarà carino. Purtroppo me l'hanno spoilerato, ecco perché lo so. Però insomma, ragazzi, io non vi dico nulla perché io odio in toto gli spoiler. Ma ragazzi, mamma mamma mamma, che roba! Finalmente Penny ce la darà? Chi lo sa? Non credo proprio.
E così abbiamo i fiori per i viaggi, vampiri e San Valentino. È un inizio. Sì, ora devi ripiantarli però, eh. E a proposito di quella cosa che volevo chiederti, sì, di che si tratta? Ti ricordi di quando abbiamo raccolto i fiori per il ballo celestiale e io ho fatto quel secchiello? No, non me lo ricordo assolutamente. No, non è vero che mi ricordo. Stavi molto bene al ballo. Non dare cose, non dire cose che potrebbero essere fraintese. Soprattutto, no, non mi ricordo assolutamente. Anche tu, avevi vol ave avrei voluto uscire con te. Lo desideravo molto. No, grazie. Barnaby, ma che gentile. Devo andare. Penny mi vuole vedere per scoprire nuove cose. Ecco, quindi quello che volevo chiederti è: ti ricordi di quella volta che Piton ti ha beccato con quel bigliettino per la tua cotta e tutti lo hanno scoperto? Sì, è come se me lo ricordo. Tutta Hogwarts non parlava d'altro. Interessava soprattutto a me. Avrei voluto essere io la tua cotta, ma non lo ero. Non volevo ferire i tuoi sentimenti, Barnaby, però davvero devo andare. Penny lo vuole veramente prendere quel tè con me, capisci? Voglio dire, è da un po' che volevo chiederti questo. Possiamo avadarlo? Cioè, veramente, non lo sopporto più. Qualunque cosa sia, chiedimelo e basta, Barnaby. Così ti dirò di no e la finiamo qua. È per San Valentino. Se non hai ancora scelto con chi uscire, ecco, anche io non ho ancora scelto. E vai dai smerda, cioè cosa vuoi da me? Non è proprio una domanda. Non è proprio una risposta. Perché non ti risponderò, cioè, tipo. Decidi se ti va di festeggiare San Valentino come Rocky. Pensaci con calma, eh? La faccia di Barnaby, però, dai, è carino, tutti i muscoli, però no, grazie. Avada Kedavra! Wow! Lui sì che ha le rose grosse, eh? Ragazzi, cioè, veramente, non si può vedere. Grazie, Barnaby! Credo di dover andare a controllare gli altri apprendisti, per vedere come vanno i preparativi alla festa, eh? Sì, ciao, ciao, devo andare, ciao. E io devo andare a coltivare delle rose sostitutive. Ci vediamo, eh? Sì, non mi direi mai nulla, vero? Sì, ciao, ciao, ciao. Ma, oh, ragazzi, non è possibile, non è possibile. Ma adesso un incontro bello. La signorina Haywood sta organizzando una sorpresa per il mio evento di San Valentino. Vorrei che tu indagassi a riguardo. Che facciamo? Aspettiamo? Ma no, compriamo tutto e andiamo subitissimo. Sono un super apprendista di San Valentino e bisogna andare a scoprire. Oh, nel corridoio. Ah, nel corridoio, speravo nello sgabuzzino. Perché poi quella porta lì diventa il corridoio, diventa lo sgabuzzino, diventa la sala maledetta, diventa qualunque cosa. Qualunque cosa. Ah no, ma siamo nello sgabuzzino. Ok. Penny? Ciao. Mi sei mancata un sacco. Penny, ti ho cercata dappertutto. Perché? Perché. Gilderoy e Locke è convinto. Sapete che non riesco mai a ricordarmi? Si dice Gilderoy e Locke o Gilderoy e Locke? Gilderoy e Locke, vero? È convinto che tu stia preparando una sorpresa per viaggi, vampiri e San Valentino. Che mago perspicace, è vero. Ma come pensi che faccia a saperlo il signor Locke? Perché tutto è incentrato su di lui e lo spera tanto. Non lo so, ma sembra mostrare un insolito interesse in ciascuno di noi. Evviva! Io sono lusingata di essere stata scelta come apprendista. Sì, proprio. E poi in questo modo abbiamo una festa di San Valentino a cui andare. Bla 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 bla. A parte il fatto che prima dobbiamo organizzarla, Penny. Sì, è vero. Allora, quale sarebbe la tua sorpresa per la festa? Una pozione? Vabbè, come siamo banali. È un incanto incantevole. Ma era illegale, tipo? Proprio come quelli che ci ha insegnato il professor Vitius durante la lezione di San Valentino. Ma non era tipo non farli? L'ho preparato solo a scopo dimostrativo, non per usarlo su qualcuno. Ma il professor Vitius ci ha solo parlato di quegli incanti, non ci ha insegnato come lanciarli.
E per questo è una fortuna che tu sia qui. Così potrai aiutarmi a cercare di lanciare un incanto incantevole. Così forse riusciamo a scoprire che cosa sono questi incanti incantevoli. Io ancora non l'ho capito. Se qualcuno di voi sa che cos'è un incanto incantevole, cosa aspetta? Me lo scriva qua sotto nei commenti, che stavolta davvero non lo so. Cioè, non l'ho mai sentito. Cioè, capisco le pozioni che ti fanno innamorare, ma gli incanti incantevoli non mi ricordo. Cioè, forse li ho già sentiti, però boh, non lo so. Lo scopriremo ora, spero, con queste torri di energia? Spero. Cioè, non si sa, non lo so. Non lo so. Non saccio. Dobbiamo prendere la mira con attenzione, ma se non dobbiamo lanciarlo contro qualcuno, però. Elenchiamo le nostre idee sulla lavagna per non dimenticarcele. Ma quali idee, se non so di cosa si tratta? Hai controllato in tutti gli armadietti per vedere se c'è qualcosa di utile? E non so cosa cercare, quindi no. Il professor Vitius ci ha sconsigliato di lanciare incanti incantevoli. Abbiamo mai lanciato un incantesimo viola? No. Ho controllato in tutti gli armadietti per vedere se ci fosse qualcosa di utile. Troveremo informazioni sugli incanti incantevoli fra questi manufatti? Non credo, forse in biblioteca. Trovo molto più facile fare pozioni che lanciare incantesimi. Ognuno ha le sue doti, dopo tutto. Il libro dice che gli incanti incantevoli sono viola, e questo lo sapevamo già. Forse le risposte non sono nel nostro libro di incantesimi, ma in uno di questi libri. Quali libri? Non li vedo. Ah, quelli lì forse. Dobbiamo prendere la mira con attenzione. Elenchiamo le nostre idee sulla lavagna. Questo abbiamo già letto. Ragazzi, mi sa che abbiamo già letto tutto. Hai controllato in tutti. Sì, ok, abbiamo letto tutto. Anche questo? Ok. Quindi, ragazzi, io non vi salto la parte perché praticamente siamo finiti. Però vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Per non perdervi tutti i video che verranno a seguire, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove tutte le mattine pubblico la programmazione giornaliera e soprattutto un sacco di storie stupide e divertenti su di me. Quindi, ragazzi, non vi perdete questo e iscrivetevi anche al canale attivando le campanelle per non perdere comunque i video quando escono. Raccogliamo tutto ciò e andiamo avanti. Mamma mamma mau. Oh no. Oh, se no. Io non ci riesco. Non ha funzionato. Fai attenzione a dove punti la bacchetta. Se avessi lanciato un incanto incantevole adesso, mi avresti colpito. Sarebbe stato così terribile. Sì, perché sì, io ti amo e dovresti saperlo, però, cioè, non per finta, vorrei amarti per davvero. Siamo andati insieme al ballo celestiale e siamo stati benissimo. Ci siamo davvero divertiti al ballo, è stato bellissimo uscire con te. Siamo usciti per il nostro primo appuntamento assieme ed è stato perfetto. Finché non sono arrivati Tonks e Charlie a rovinare tutto, ma dopo, sotto le stelle, è stato perfetto. Ma se tu lanciassi un incanto incantevole su di me, anche solo per sbaglio, non sarebbe vero amore. Il professor Vitius ci ha spiegato che incantesimi e pozioni possono solo fabbricare l'amore e che gli incantesimi della memoria sono un modo pericoloso per dimenticare un amore perduto. Tu credi nel potere del vero amore? Ah, per fortuna che posso dirlo, ragazzi. Io sceglierò sempre. Fatemi sapere voi cosa avete risposto e ovviamente che cosa ha risposto Penny perché questa. Sì, che è una cosa veramente molto importante. Io invece sceglierò sempre. Sì, always. Il vero amore è il più potente di qualsiasi magia. Questo lo credo davvero. È esattamente quello che penso anch'io sul vero amore. Già. Attimo di tristezza, andiamo avanti. Solo che non voglio che tu ci rimanga male per non essere riuscita a lanciare un incanto incantevole durante la festa. Dicono che Gilderoy Lockhart sia un maestro nel lanciare incantesimi, per questo volevo stupirlo. Ma in realtà fa cagare lanciare incantesimi, tranquilla. Basta la tua presenza, Penny, davvero. Soprattutto se ti togli questo mantello e la camicia e tutto il resto. Scusate, forse l'incanto incantevole ci è riuscita. Non proprio, vorrei andarci con qualcuno alla festa di San Valentino. Non c'è problema, sono qua. Mi farebbe molto piacere se volessi venire con me alla festa, Rocky. Comunque, com'è che ci invitano tutti? Dovrei essere io a invitare la gente, non gli altri. Sono un maschio. Io?
Penny, io. Ma certo che sì, porca puppaletta, Rocky, di sì. Rocky, eccoti qui, c'è un'emergenza di stile. Il vestito di. Va bene, anche questa volta dovremo fare un vestito. Ma ragazzi, mamma Mao, sono nell'aura di trasfigurazione. Presto, e porta il tuo senso dello stile. Probabilmente lui ci vorrà regalare un nuovo vestito, un nuovo abito, qualcosa. Ma ragazzi, tutto questo lo andremo a fare nella prossima puntata di Harry Potter Was Mystery. Mi raccomando di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivate la campanella, questa animazione della statua di Ladoro, per non perdere tutti i nuovi video. Beccati la spada e dammi il tuo scudo. Mi raccomando di condividere questo video con tutti i vostri fantastici amici. Il mi piace ve l'ho già chiesto. Se ancora non l'avete fatto, lasciatelo subito qua sotto. Per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto! Mamma! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!